attenzione abbiamo tre pacchetti appassionati e collezionisti bentornati in un nuovo video video in collaborazione con tops infatti oggi andremo ad aprirci due teen della collezione tops match attacks euro 2024 e naturalmente i prossimi video tops molto probabilmente saranno incentrati proprio sulle sticker di euro 2024 infatti ormai siamo molto molto vicini all'uscita Ufficiale delle nuove figurine dedicate ai Euro 2024, che ricordo sono di proprietà della TOPS e non della Panini. E se sei curioso di vedere come sono fatte le nuove figurine Euro 2024 della TOPS ti invito anche a cliccare a questo link. Ma oggi qua stiamo a parlare di Match Attacks e infatti oggi andremo ad aprirci la Mega Teen Classic Generation Next Gen e la Booster Teen Ultimate Stage Raw Talent. Ma prima di passare allo spacchettamento e a vedere un pochino insieme cosa contengono le due teen, io vi ricordo di iscrivervi al canale perché è tutto gratuito e tutto per voi mi raccomando attivate anche la campanellina e soprattutto lasciate un bel mi piace se questo video naturalmente è di vostro gradimento ah, e naturalmente se avete voglia seguitemi anche su instagram gon.tese per rimanere aggiornati costantemente e quotidianamente su tutte le novità del mondo figurine e car sportive e ovviamente volevo anche ringraziarvi tutti voi perché grazie a voi veramente questo canale sta crescendo a vista d'occhio, grazie davvero. Ma io direi di passare quindi a fare quello che più ci piace, ovvero spacchettarci tutto quello che abbiamo tra le mani. Ed eccole qua le nostre team, partiremo quindi dalla booster team Road Talent Ultimate Stage, la booster team numero 1 per Poi passare naturalmente alla Mega Team Classic Celebration Next Gen, la Mega Team numero 2. Ecco qui la nostra Booster Team Raw Talent, la Booster Team numero 1 che contiene 28 carte più 3 esclusive Raw Talent Limited Edition Card. Il costo di questa team è di 9,99€. Si può trovare sia sul sito della TOPS che anche nelle migliori edicole naturalmente oltre a questa che ricordo è la numero 1 esistono anche altre due booster team abbiamo la shining stars e la super strikers che contengono naturalmente tre differenti exclusive limited edition cards ma attenzione perché all'interno delle booster team o meglio una ogni 28 booster team è possibile trovare una carta centurion reddit e naturalmente, quello è il mio obiettivo di oggi. E se, naturalmente, tu l'hai trovata, fammi sapere nei commenti e, soprattutto, quale delle nove Relic card sei riuscito a trovare. Personalmente, la caccia è per Zidane, Figo e Cannavaro. Al suo antenno troviamo una checklist, il pacchettino con le limited e il pacchettone con le nostre card. Naturalmente, ci sono anche le firme, ma. Non voglio pretendere troppo da queste tin. E io partirei proprio direttamente dalle Limited, che ormai sappiamo già quali sono, quindi non abbiamo grosse sorprese. Abbiamo naturalmente, oltre al codice, che naturalmente vi regalo. Abbiamo bellissima questa Doku Limited Edition, ragazzi, questa è bellissima. Io amo le carte che hanno bordo nero. Questa, ragazzi, è fantastica. Poi abbiamo Colomuani. Anche questa sarebbe stata stupenda se avesse i diritti. Purtroppo questa maglia da salute rovina un po' la carta, che comunque rimane, ragazzi, veramente, veramente molto, molto bella. E poi abbiamo anche Kerkets, che onestamente non conosco. Se voi lo conoscete... Fatemi sapere nei commenti perché onestamente non so chi sia, ma sicuramente mi documenterò proprio prima degli europei. Ma ora passiamo al paccone da 28 carte sperando, dai, speriamo di trovare una relic al suo interno. Quindi abbiamo Griezmann, abbiamo Norgard, Bastoni, Mai della Salute, Seferi dell'Albania, Mann, Wafer abbiamo Ocafor, Erlich poi abbiamo Carte Girate che detesto Cavenci Unai Simon Henry Guerreiro ancora Carte Girate Verbic Suli Mitrovic poi abbiamo l'ultima poi si passa alle parallele quindi Dibus e poi abbiamo David Alaba Bellissima questa, Green è una Centurion, ma non la nostra Centurion. Poi abbiamo questa, bellissima, la Graduated Gem di Suslo. Poi abbiamo Kevin De Bruyne, Ultimate 11. Mamma mia, un'altra Ultimate 11 Purple di De Bruyne. Quindi una dopo l'altra abbiamo quella base. E guardate, ragazzi, la differenza con una parallela Purple. Veramente stupenda la Purple, bellissima. Poi abbiamo ancora De Bruyne, Captain. quindi questo è un pacco De Bruyne. Marine Hero, Capitano Modric, Capitano Talic, Hero Pedri, Leonardo Bonussi, Centurion, 121 Caps, e per finire abbiamo una No, scusate, una Hero Sesco e poi una Lukaku. Purtroppo niente relic card, ma questa Ultimate 11 Purple di Plume è veramente, veramente un'ottima carta. Purtroppo nessuna relic card all'interno della Booster Teen, speriamo di trovare qualcosa di più succoso all'interno di questa Mega Teen Next Gen, la Mega Teen numero 2, che contiene 44 carte più 4 exclusive Next Gen limited edition cards. Anche questa mega team si può trovare in edicola e anche sul sito della TOPS per 14,99 euro. Ricordo che parte di 3 megatin. Infatti, questa è la seconda. Abbiamo anche la megatin numero 1, che è la International Shots, e la numero 3, che sono i Hot Shots. Attenzione, perché all'interno delle megatin, oltre le Centurion Relic, è possibile trovare una ogni 28 megatin. Le Lidl Relic, ragazzi, nove carte da collezione che raffigurano un pezzo autentico ufficiale della fascia da capitano indossata da alcuni dei migliori capitani di questi europei, tra cui spicca anche Cristiano Ronaldo. E io non so voi, ma ho voglia di gridare su di Cristiano Ronaldo, aprendo questa Megatin. E trovando la sua Lidl relic andiamo a vedere se riusciamo nel nostro intento andiamoci ad aprire abbiamo... attenzione abbiamo tre pacchetti all'interno di questo c'è qualcosa di veramente molto raro a questo punto è chiaro che le carte speciali non si trovano mai all'interno del pacchettone ma hanno un pacchetto a parte chissà cosa, abbiamo trovato. Nel frattempo io andrei ad aprirci il pacchettino con le limited card. E naturalmente abbiamo il codice per voi e poi passiamo alle Classic Celebration. Bellissima, bellissima questa. Bellissima Sucic Next Gen Classic Celebration. Secondo me la Next Gen è ancora migliore rispetto alla ultima stage ro talent voi potete pensate preferite le next gen o le ro talent e la passiamo poi oltre abbiamo xavi Simons, occhi puntati su questo grandissimo giocatore dell'olanda poi passiamo naturalmente anche a un'altra next gen peccato ancora per i diritti ma questo scalvini next gen è veramente veramente molto molto bello. E poi abbiamo un altro giocatore. Niente niente male, Gavi con la sua classic Celebration. Anche questa veramente stupenda, con quel tocco di rosso. Belle, belle, belle. Ma passiamo al pacchettone gigante con quella voglia irrefrenabile di passare al pacchettino più piccolo e speciale. Giorginio con la maglia della salute. Poi abbiamo Hoimberg, Ismaili dell'Albania, Colombo, Francia, Cire Immobile Italia, Kvankara. Giriamo e abbiamo Pasaric. Poi Declan Rice, Shakiri, Berguis, Kramaric, Burka, Pickford, poi abbiamo Posh, Helmali, Carlos Soler, Iki, Joao Felix, Sojunko, poi abbiamo ancora Basi con Schaffer e... Carnicinicchic Impronunciabile Jeremy Doco che abbiamo visto nella sua Limited, Gudeli e Guzze, Fiola, e poi passiamo alla bellissima questa, la Centurion di Modric Green, Lukaku Golden Scholar Green, Ucich Granded Gem, Iniesta ragazzi, Leggenda Ultimate 11. E poi abbiamo una carta girata. Due carte girate. Uuuuh, abbiamo Alan Shearer firmato Legend Signature Styles di Alan Shearer. Naturalmente è una stampa, ma veramente bella. Poi che giocatore, Shearer. mamma mia! E poi abbiamo Succi Purple Graduated Gem. Passiamo poi a capitano di Costancio, Hero Guardiol, Can Hero. Saka capitano, Hero Koku, Come Hiro, Van Dijk, Elo Shek Dusan Vlaovic Golden Scorer, Robertson Captain, Giro Immobile Golden Scorer e poi terminiamo con una Crystal che è un nome impronunciabile, Aktul Kroglu. E poi abbiamo anche la porta. Ed ecco il momento tanto atteso, finalmente andiamo a scoprire la carta speciale trovata all'interno di questa Mega Team Euro 2024. Ricordo che è presente una ogni 28 team. Attenzione! Congratulations! You have just received a relic card from match attacks Euro. 2024, ma andiamo a svelare in pieno stile breaker americano. Quindi andiamo a svelare la parte sotto. Abbiamo una CM3 quindi debutto nel 2011, 129 presenze, 33 gol. Quindi, ragazzi, bah, non è male come, come punteggio gol, magari un centrocampista. Un attaccante, una Centurion, ovviamente, andiamo a vedere, magari della Croazia con questi capelli e ho capito chi è e infatti è Ivan Perisic ragazzi che stupenda la Centurion Relic Card, guardate qua la 100 più apps commemorativo, veramente bellissima, molto più spessa come potete vedere rispetto alle altre card, ma ragazzi che, che spettacolo un po' me la sentivo ma ragazzi che spettacolo e approfitto proprio della carta in questione che ragazzi guardate è veramente molto molto più spessa per mostrarvi come potete inserire una carta di questo spessore all'interno di una standard sleeves quella classica per carte o figurine infatti come di aver mutaccia prendete le vostre forbici e fate un leggero taglio nella parte alta della propria sleeves quindi da una parte e anche naturalmente Dall'altra, in questo modo vedrete che la vostra carta di spessori molto più grandi va perfettamente all'interno della nostra sleeves e rimane più protetta. Ma per proteggere questi tipo di carte, mi raccomando, utilizzate anche i top loader, anche se come potete vedere, questo tipo di top loader non è affatto adatto a questa carta. Ma quindi, se questo top loader non va bene, come posso proteggerla e quale tipo di top loader devo scegliere? Non preoccupatevi e non disperate, perché esiste uno strumento efficace ma così semplice che rimarrete stupiti. Ed eccolo qua il prezioso e potentissimo strumento che vi permetterà di capire quale top loader scegliere per. Questo tipo di carte, ovviamente anche altre carte più o meno spesse. Infatti, il primo step è il 35PT, la versione standard, quella che più comunemente si vede in giro tra i collezionisti. Ma per capire quale top loader utilizzare per questo tipo di carta, ci basterà capire quale dimensione associare. In questo caso è il quarto step quindi non so se si vede, avremo bisogno di top loader da 100 pt. Naturalmente al momento non ne ho perché sono molto particolari come top loader, ma sicuramente andrò ad acquistarlo per proteggere al meglio questa bellissima carta. Ma soprattutto vi ringrazio voi per essere rimasti con me fino alla fine. E quindi con Perigic io vi saluto e vi ringrazio. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! E